siamo in condizioni abbastanza gravi, senza energia. E come vedi i danni sono tanti, dalle serre al garage, alla cantina, dove noi abbiamo appunto caldaia e anche parte dei quadri elettrici, i danni, guardi, comunque sono migliaia di euro, perché certo. tutto non si può, anche perché è entrata dal solaio, poi l'acqua risaliva anche ai pavimenti, quindi una parte degli allagamenti anche in casa. Bisognerebbe che qualcuno molto intelligente facesse qualcosa per evitare questi danni, perché questa è la quinta volta, non una volta, la quinta volta. E se lei guarda, l'acqua mi è arrivata, guardi, ha visto? Noi si paga le tasse regolarmente, quelle che sono delle lente per esempio valdichiana, che riguarda la pulizia dei fossi, dei fiumi, o la facciano anche più approfondita di quello che è, perché così è sufficiente. Quello è il livello dell'acqua? Quello è il livello dell'acqua, sì. Però ce n'è uno storico, segnato con una targhetta, che il mio suocero... Me lo fa vedere? Vada a vedere. Questa targa sta dimostrando che l'acqua l'abbiamo avuta a 90 centimetri nel 2004. Venga a vedere i danni, venga anche qua dentro. Se non altro... Siamo pieni di melma. Se sta buttando via tutto qua, guardi che sfacelo, e la melma che è in terra, insomma, questa è una targa che dimostra che già nel 2004 90 centimetri e adesso è poco più basso, guardi, che lo sta dimostrando, Questi erano pieni, ora è tutto vecchio. Guarda che condizione sono.